Benvenuti. Vedremo in questo video alcuni modi per riutilizzare il nostro vecchio smartphone, ma, prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale, per rimanere aggiornati sui nuovi video, riguardanti l'informatica e non solo. Tramite il programma DroidCam, da installare, sia su mobile, che su dispositivi desktop, possiamo trasformare il nostro smartphone in una webcam. È possibile utilizzare il programma, tramite cavo o tramite rete senza fili. Vedremo in questo video, il metodo più semplice, tramite rete senza fili. Una volta installato, apriamolo e annotiamoci l'IP della nostra rete. Nel vostro caso, se è la prima volta che avviate l'applicazione, vi verrà mostrato come utilizzarla, tutorial che potrete rivedere in un secondo momento, andando sull'impostazione dell'app e premere sulla voce Help. Passiamo ora all'applicazione lato desktop, di cui metterò in descrizione il link per il download. Apriamo la nostra applicazione ed inseriamo l'IP, e prima di iniziare ad acquisire il video della telecamera del nostro smartphone, scegliamo se vogliamo ricevere o meno anche l'audio dal microfono. Ed infine, avviamo l'acquisizione. Esistono molte app, che permettono il controllo del PC da smartphone. Noi vedremo l'app Unifield Remote, di cui metterò sempre il link in descrizione. Una volta scaricato il server su desktop, apriamo la pagina dell'applicazione facendo doppio clic sul logo dell'applicazione, nella System Tray, a fianco l'orologio di sistema. Qui, possiamo vedere, lo status di tutti i servizi messi a disposizione dall'applicazione. Eventuali account collegati. Tutte le connessioni in ingresso nel server. Tutte le istanze aperte dal server e tutte le schede di rete della nostra macchina. Un elenco di servizi del server con la possibilità di disattivarli e configurarli secondo le proprie esigenze. Visualizzare tutti i log prodotti dal server. E, come per ogni programma, settare le sue impostazioni, come ad esempio, inserire una password per connettersi al PC. Passiamo ora all'app lato mobile. Dopo aver installato e aperto l'app, se il server sul nostro PC è avviato, si connetterà automaticamente ad esso, mostrandoci una lista di servizi disponibili sul server. Premendo ad esempio sul servizio mouse, ci verrà mostrato come interagire con il cursore del nostro PC, come è possibile anche leggere nella schermata. Possiamo accedere ai file del nostro PC, tramite il servizio File Manager. Controllare la tastiera, la riproduzione di file multimediali, e altro. Per molti altri servizi, ovviamente, è richiesto l'upgrade alla versione a pagamento dell'app. Possiamo anche utilizzarlo semplicemente come agenda d'ufficio, utilizzando l'app calendario di Google, o qualsiasi altra app presente sul Play Store atta allo scopo. Oppure, utilizzarlo semplicemente come contenitore dati, come se fosse una chiavetta USB. Ovviamente, per ogni riutilizzo che si fa, consiglio di liberare spazio sul dispositivo, o addirittura installare una versione non ufficiale del sistema per sbloccare le app preinstallate, che a differenza delle altre app, non è possibile disinstallare senza sbloccare il telefono, o installare completamente una versione non ufficiale del sistema. Per finire, potrete utilizzarlo come powerbank.
In commercio, esistono adattatori per collegare due dispositivi tra loro, metodo utilizzato spesso per la trasmissione di dati, ma anche di corrente, visto che i cavetti USB trasmettono sia dati che corrente. Oppure, se come me, avete appena iniziato con l'elettronica potrete collegare due cavetti USB insieme, o utilizzare direttamente la batteria dello smartphone a tale scopo. Nel caso provate a collegare due cavetti o utilizzare la batteria dello smartphone per un progetto del genere, è sempre buona norma informarsi ed essere sicuri sul da farsi.